Fatta, olè. Olè. Lasciamone un'altra. Bravo. È un risultato fondamentale, ma quello che mi sento di dire oggi è di dire sempre ai cittadini: vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Questo è l'unico modo per poter uscire da questa pandemia. L'unico presidio terapeutico in questo momento è il vaccino. 100.000 dosi di vaccino anti-Covid somministrate su tutto il territorio cittadino è il contributo delle farmacie napoletane alla campagna vaccinale in corso. Questa mattina la 100.000esima dose è stata iniettata nella postazione di Piazza Vittoria. I cittadini si recano in farmacia non solo per acquisire farmaci, ma soprattutto per prevenire, per fare prevenzione, e il farmacista penso che sia l'unica sentinella in questo momento capace di poter offrire questo servizio, e l'ha dimostrato anche in questi 2 anni di emergenza sanitaria, perché è stato l'unico presidio che non ha mai chiuso e ha contribuito a mettere in sicurezza con tutti gli altri attori della filiera della sanità un territorio che all'inizio forse poteva dare dei problemi. Dobbiamo affrontare con grande serietà e con grande impegno collettivo la pandemia, lavorare sulle vaccinazioni, aiutare le persone a vaccinarsi è estremamente importante anche per poter avere un Natale sereno. Sindaco, siamo nella zona della Movida, è possibile immaginare altri chioschi come questo proprio per invogliare i giovani magari la sera del sabato a fare anche il vaccino? Sì, questa è una buona idea, noi stiamo lavorando insieme ovviamente alla regione per fare in modo che i servizi sanitari in città siano sempre più diffusi, e quindi anche questa idea può essere un'idea che noi possiamo perseguire soprattutto per avvicinare i giovani alla vaccinazione.